I ministri socialisti del governo Berlusconi, come dimostrano le immagini che vediamo, erano qui. È indubbio che la cultura riformista craxiana informi l'azione di governo, però c'è di più. Le sue idee innovative appartengono all'intera nazione. Che differenza c'è tra questa cerimonia e quella degli anni precedenti, oltre la quantità e la qualità delle persone? Io credo che l'Italia stia cambiando, sia disponibile a riflettere sulla figura di Craxi con maggiore serenità, e io credo che nessuno possa più discutere che Craxi fa parte della storia positiva della Repubblica Italiana. Siamo con l'onorevole Polverari, il quale prima che Napolitano scrivesse la lettera oramai famosa alla signora Craxi, ha inviato lui al Presidente una lettera sulla questione di Craxi. La vogliamo un attimo ricordare? Sì, l'ho inviata al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica, perché non è stato diffuso da nessuno che Bettino Craxi è stato assolto da tutti i processi, salvo che da due. Ma questi due processi, che sono Enisei e Metropolitana Milanese, la Corte Europea, al quale abbiamo fatto ricorso, ha condannato l'Italia e la magistratura italiana per processi ingiusti che hanno violato il diritto alla difesa. Onorevole, questo sul piano meramente giudiziario, mentre sul piano politico c'è una rilettura, diciamo, di tutta questa vicenda e soprattutto del ruolo di statista di Craxi, offuscato da questo attacco che tutti riconoscono oramai essere stato eccessivo. Sì, ma vede, il problema è che la questione della moralità è indispensabile, e io Bettino l'ho conosciuto perché ho vissuto con lui gli ultimi 6 anni qua in Tunisia. Io sto ancora in Tunisia da 15 anni e era un galantuomo. Lui i soldi, lo dice anche il patriarca di Gerusalemme, che quindi non è un socialista, no? E che ha vissuto con lui gli ultimi 6 anni, l'ha frequentato e lo conosceva, e pensare a lui è come tutti quei vigliacchi che l'hanno accusato di ladro e che chi gridava più forte al ladro erano i ladri veri, e io mi vergogno per loro. Mi vergogno per loro, mi vergogno per il mio paese, perché Bettino Craxi è stato un galantuomo, uno che ha pensato al proprio paese, che negli anni 80 ha fatto pesare il paese nel mondo e ha pensato alla povera gente e ai lavoratori. Onorevole, come è noto, Craxi si è trovato benissimo qua in Tunisia nel periodo in cui è stato residente, è stato esule, e tanto è vero che ha voluto essere sepolto qua nel cimitero dove ci troviamo adesso. Lei come si trova in Tunisia? Io mi trovo benissimo, anche perché il partito del presidente Ben Ali, l'RCD, l'Assemblea Constitutionnelle Democratique, aderisce all'Internazionale Socialista, quindi sono a casa mia. In secondo luogo, io sono riconoscente, grandemente riconoscente al presidente Ben Ali, perché ha salvaguardato la libertà di Bettino Craxi. E in quel periodo c'erano telefonate di ministri che chiedevano l'estradizione, e lui, pur rischiando anche i contributi della cooperazione italiana, non ha mai consentito, e quindi io sono veramente grato, perché io guardo i galantuomini. Che effetto le ha fatto il 17 di gennaio vedere insieme 3 ministri del governo italiano e 3 ministri del governo tunisino? Beh, è stato bello, perché è una riabilitazione istituzionale questa, che mancava a Bettino, e quindi col 10° anniversario il fatto che ci sono stati 3 ministri italiani, i ministri tunisini, ma anche la cosa della Presidenza della Repubblica, che è ancora adesso sulla tomba, no? L'ammazzo di fiori con la Presidenza della Repubblica tunisina è un segno del bene e del rispetto che il popolo tunisino e il governo tunisino ha sempre avuto di Bettino Craxi.